Per organizzare i mondiali si comincia sempre in grande anticipo, si cerca di capire quanti sport si vogliono fare e si comincia ad identificare quelli che saranno i responsabili di settore in maniera che poi si comincia la programmazione per le iscrizioni. Una volta lavorato al progetto, tenendo conto che hai già la location a disposizione, con quella di Bosco Albergati, che negli ultimi anni è sempre stata la location dei mondiali, identifichi poi i possibili bandi su cui riuscire a recuperare delle risorse, per cui bandi pubblici oppure qualche sponsor privato. Questa è la prima fase di costruzione di un evento, l'importanza di vedere se l'evento può essere sostenibile da un punto di vista economico. Dopodiché l'altra cosa è la verifica della logistica, quindi quale sarà il terreno di gioco dove si faranno i mondiali, prendere accordi, cominciare a immaginare e nella testa chiaramente come verrà fuori la festa intera. Rispetto a un format, quello normale che abbiamo sempre adottato, è pensare sia la parte della dislocazione dei luoghi, per cui dove metti le varie strutture in cui accogli la gente, per cui la piazza antirazzista, una struttura che tiene dentro tutta la parte culturale, insomma, la parte dei mondiali, sia la parte dell'accoglienza primaria, per cui la gente a dormire in un campeggio, poi c'è l'accoglienza di chi arriva da fuori, il parcheggio, per cui sono due cose comunque da tenere abbastanza in considerazione, chiaramente con dei sopralluoghi anche di carattere tecnico. Dopodiché c'è una fase importante di comunicazione, perché ovviamente se vogliamo che le squadre vengano serve assolutamente promuovere l'evento attraverso i social, richiamare magari le squadre se è un evento che come il nostro che dura da anni. Il service, il palco, sono tutti i preventivi che devi chiedere e devi poi dopo man mano anche andare a costruirli fisicamente, gruppi, concerti da selezionare e poi da eventualmente chiamare. Chiaramente avvicinandosi al torneo c'è la vera e propria fase di organizzazione dell'evento, quindi c'è una consistente fase logistica che per l'Italia presuppone il fatto di chiedere tutti i permessi, rispettare tutte le normative sulla sicurezza, la SIAE perché noi facciamo anche musica, prendere accordi con l'ambulanza, stipulare un'assicurazione, tutto quello che chiaramente comporta l'organizzare un evento sportivo, seppur non competitivo come il nostro. Identificare le strutture dove fare i bar e i ristoranti e poi mettere in campo tutte le misure necessarie per creare quelle strutture, perché stando in un parco in cui tutte le strutture vanno costruite di anno in anno, perché non sono strutture fisse, tu devi pensare a come organizzare le cucine barra i bar e di far venire l'elettricista, l'idraulico, eccetera, eccetera, perché anche quello è un lavoro da programmare e che porta via anche molta energia. Organizzare un evento del genere vuol dire avere grandissima flessibilità da parte di tutti, perché quando succede un imprevisto, quello che capita è tensione. Se capita un mese di pioggia, si può pensare magari di ristrutturare completamente le regole, di giocare ai rigori, di inventarsi un modo per stare insieme, magari di cambiare completamente sport. È fondamentale che ci sia la gioia di fare questo evento, la passione da parte degli organizzatori e delle squadre e la flessibilità di tutti a trovare delle soluzioni alternative abbastanza veloci. Quando abbiamo organizzato i mondiali a regime, di solito abbiamo 200-250 volontari. E si arriva alla fase quella proprio finale, che normalmente è una settimana prima dell'evento, in cui bisogna fisicamente costruire la festa e quindi quelli che prima erano stati i ruoli un po' di tutti, chi si occupava della comunicazione, chi scriveva le squadre, chi magari aveva trovato i finanziamenti, e a quel punto si toglie la giacchetta, si toglie dal computer e si va sul campo, perché fisicamente la festa si costruisce insieme. Si costruisce anche insieme a molte delle squadre che magari vengono in anticipo e che quindi si rendono disponibili a dare una mano. Quindi c'è proprio il montaggio fisico delle strutture, che comunque, essendo l'idea di un torneo fatto in un prato, chiaramente sono strutture minime da costruire, sono le reti, quelle piccoline, se è possibile segnare i campi con il gesso, altrimenti si trovano alternative, montare i campi da pallavolo,
e soprattutto allestire la festa con striscioni colorati e con quelli che vogliono essere i messaggi. Quindi gli striscioni che noi montiamo non sono solo per fare colore, ma sono un modo per lanciare dei messaggi, quindi striscioni contro il razzismo, contro le discriminazioni, contro il sessismo, contro l'omofobia, per ricordare il motivo per cui noi siamo ai mondiali, che sostanzialmente è quello di incontrare le persone con le loro culture differenti, con le loro attitudini, con i loro orientamenti sessuali, l'uno differente dall'altro. Nella parte normale, Mondiale Antirazzisti, nei suoi standard, prevede anche migliaia di persone che stanno anche a campeggiare, che stanno durante tutta la giornata qua, per cui abbiamo una sicurezza che la chiamiamo la friendly security, anti-racist friendly security, per cui una sicurezza che più che altro cerca di tutelare il partecipante, per cui non la classica sicurezza aggressiva, e che gira 24 ore su 24, insomma, soprattutto nelle fasi notturne, per dove può, se ci sono dei conflitti, mediare sui conflitti, o se no vedere dove ci sono delle problematiche e segnalarle a tutti. C'è bisogno comunque di riavere l'idea di un, in questo caso di un'Europa comune, comunque di una casa comune in cui ricominciare a ricostruire le cose piuttosto che danneggiarci l'un l'altro. Quando si alzano i muri, quando il pregiudizio vince, la paura forma e carica i pregiudizi, quella è l'anticamera di un'intolleranza più diffusa che può riportarci nel collasso delle guerre.